Buongiorno, bentornati sul mio canale. Oggi una giornata che inizia con ritmi molto lenti, una giornata di festa, di relax, quindi adesso mi faccio un bel caffè e insieme a voi e dopodiché vedrete un po' di ricette, mi vedrete un po' all'opera, quindi con alcune ricette. E vedrete anche qualche immagine del Tato, che è il mio principe azzurro peloso, l'avevo soprannominato così, il gatto che vive con i miei, e quando vado a trovarli me lo coccolo. E quindi vi lascio alle immagini. Deciso di fare delle polpette di zucchini e tonno. Allora, grattugio una zucchina media, per due persone è più che sufficiente. Dopodiché aggiungo un uovo, basta e avanza. Poi aggiungo a occhio, tutto un po' a occhio, due cucchiai di farina, un cucchiaio abbondante di tonno, in questo caso l'ho preso da questa busta di Nostromo che avevamo trovato in un supermercato, molto pratica questa busta devo dire, e poi aggiungo un cucchiaio di pan grattato, non aggiungo in questo caso il sale perché direi che sono già salate grazie al tonno, alla presenza del tonno. Se volete potete aggiungere il pepe. Dopodiché le nostre polpette le passiamo direttamente nel pan grattato, un goccino d'olio e poi in forno. Buonissime! Dopodiché prendo una melanzana di dimensioni medie, la taglio a rondelle, più o meno così, come vedete, ma ne escono abbastanza, e decido di fare le pizzette di melanzane. Le faccio spesso, le metto su una teglia da forno con carta da forno, le distanzio una dall'altra, quelle tagliate male le metto da parte, quelle che non sono venute perfette le metto da parte, che poi le taglierò a dadini e le farò in padella insieme ad altre verdure. Quindi era una giornata dedicata un po' alla cucina, alle verdure, a tutto quello che avevo anche in frigo. Sapete quelle giornate in cui volete far fuori tutto quello che c'è, tutto quello che è avanzato? Io spesso lo faccio. E poi ci metto la salsa di pomodoro sopra, quindi come se fossero delle vere e proprie pizzette. Come vedete ne sono venute credo 9, una cosa del genere, forse di più, no 9. E ci metto poi sopra la mozzarella a dadini, io ci metto le olive verdi sminuzzate, un po' di olio, un po' di origano, e le metto in forno più o meno 180 gradi per circa un quarto d'ora, 20 minuti, e vengono buonissime. Adesso
preparo la pizza. La pizza la faccio ogni tanto, non so, tipo 2 o 3 volte al mese, penso, non di più. E finalmente ho trovato nel corso degli ultimi, diciamo da più o meno dal 2020, l'anno proprio del lockdown, una ricetta che mi riesce alla prima. È questo, c'è scritto New Pizza, è proprio quella. Non mi ricordo dove l'ho trovata. Ah, nel frattempo sto anche preparando una torta svuota frigo, una torta salata svuota frigo con i gambi di asparagi che di solito prima buttavo via, adesso li tengo, li ho fatti bollire, poi li sminuzzo in una torta salata che avevo in frigo, la pasta sfoglia, ho messo 2 fettine di prosciutto, un po' di ricotta che mi era avanzata, delle olive nere e farò una torta salata. Ok, io spesso faccio così. Avete presente quelle torte salate svuota frigo? Non so se le fate anche voi, ma vengono buonissime, io le adoro. Antonio leggermente meno, soprattutto se ci sono le verdure. Torniamo alla pizza. Pizza facilissima, giuro. 320 grammi di farina 00, in questo caso ho usato la farina Manitoba, ma potete usare la farina di riso, la farina integrale, a volte la uso anch'io, la farina di Kamut, la farina che preferite. Poi piano mano a mano aggiungiamo gli ingredienti. L'acqua la metto tiepida, non fredda, tiepida, quindi bella, non proprio calda calda, ma tiepida sicuramente sì. Quindi metto la farina, aggiungo l'acqua, aggiungo il lievito, aggiungo 2 cucchiai di olio e alla fine di tutto aggiungo il sale. Non faccio troppi impasti, cioè non è un impasto lungo, lo potete far lievitare mezz'ora, un'ora, quanto tempo avete. Io a volte anche, come in questo caso perché era già tardi, anche solo mezz'ora, facilissima. Dopo averla lasciata riposare all'incirca mezz'ora, perché non avevo tempo, la stendo su una teglia, questa rotonda, con un po' di olio, la stendo a mano, piano piano, dopodiché aggiungo salsa di pomodoro, mozzarella, olive, olio, origano e poi metterò all'uscita 2 fettine di prosciutto cotto. Anche la torta salata è venuta buonissima, ho aggiunto a pezzettini i gambi di asparagi insieme appunto a 2 fettine di prosciutto cotto, un po' di ricotta che mi era avanzata, l'ho chiusa, l'ho fatta cuocere più o meno sempre a 180 gradi all'incirca 20 minuti quando poi si è dorata bene e a me è piaciuta davvero tanto, l'ho assaggiata comunque anche Antonio e gli è piaciuta. Svuota la spesa Lidl, vi
faccio vedere cosa abbiamo preso, ancora tutto nella busta, quindi tiro fuori a caso quello che pesco. Allora, questi li ha presi Antonio, l'avevo presi un'altra volta, sono pizzette, mi ricordo che l'altra volta c'era scritto col salame, invece no, sono pizzette normali di pasta sfoglia, e comunque sì, ci erano piaciute, quindi sì. Ah, poi ho preso, questi sono i miei preferiti, mi piacciono tanto da accompagnare magari un secondo, e sono i nodini, li compro sempre quando vado, se mi ricordo ovviamente, e se ci sono, sono di Italiamo, e ce ne sono, mi sembra quattro pezzi, mi sembra di sì, sono buoni, mi piacciono, e risolvono sempre un po', no, il contorno. Ah, poi ho preso di Sien, c'era sia la versione quella l'altra, diciamo quella rosa, non mi viene in mente adesso com'era la profumazione, comunque, però poi ho visto questa, mi è incuriosito, e sto parlando del doccia crema argan e cocco, invece quelli là non me lo ricordo, quello che usavo prima. L'ho comprato due volte, mi sono trovata benissimo, è vegan, ha un'azione idratante ed è per tutti i tipi di pelle, bello grande, sono 500 ml e con estratto di cocco e olio di argan, vellutante e avvolgente, dermologicamente testato, bene. Però questa versione, l'altra versione, no, questa qui, non l'avevo mai vista, ho sempre visto quell'altra rosa. Altro prodotto senza il quale non vivo più è la mousse al formaggio di Milbona. È buonissima, mi piace un sacco, e la metto sia nelle piadine, sia nelle bruschette, sia nei... insomma, mi piace tantissimo questa. E quindi quando vado cerco di ricordarmela, ho in frigo anche il Philadelphia che mi piace altrettanto, però queste le ha prese Antonio, le galatine, quelle insomma le solite tavolette al latte, va bene, questo anche l'ha preso lui, panna cotta al caramello. Poi abbiamo visto questo, l'ho visto io, della Nostromo. Queste buste di tonno, non della Nostromo ma di un'altra marca, io le trovo all'MD, supermercato, non il DM, MD, e devo dire che mi trovo benissimo per fare la pasta al tonno, per fare le insalate di tonno, però non ci vado mai all'MD io comunque. E questi sono i trancetti di tonno all'olio di oliva, pronti all'uso. E ho detto, ma sì, dai, prendiamoli, sono 300 grammi e sono facili da aprire, si apre e poi insomma si richiude, perché poi c'è la chiusura, si può usare più di una volta, bella idea anche questa da mettere magari anche nell'insalatona. Io mi sono presa un balsamo, tanto per cambiare, sapete che sono frizzata anche con i capelli, questa è una nuova linea Nuomia laboratori ecobio, balsamo capelli ecobiologico, questo è con argan del Marocco, nutriente per capelli secchi, certificato ICEA, 0% di siliconi e bla bla bla. Lo voglio provare, non compro Omia che prima compravo sempre da tanto tempo, perché ovviamente ci sono sempre nuovi prodotti che voglio utilizzare, e quindi direi che l'ultimo prodotto che deve averlo finito, oppure ce l'ho ancora, non mi ricordo, è lo scrub viso, ma ho utilizzato il siero, insomma tanti prodotti, l'uomo adesso è un po' di incontro. Le sfoglie, anche queste vengono sempre a casa con me, le sfoglie croccanti sono buone. Ultimamente mi hanno un po' stancato, mi piacciono meno, diciamo che se vado ad Esselunga preferisco comprare i crostini, quelli rustici, che mi piacciono da morire, però dai, queste va bene a metà mattina oppure anche insieme mentre mangio, insomma. Poi abbiamo preso questi per pangoccioli, diciamo, da tenere per
una colazione veloce quando non si ha tempo di fare altro. Poi ho preso un'insalata così di queste Caesar salad con pollo arrosto, formaggio e salsa yogurt, ma così. Anche questa vediamo come sarà. Poi Antonio ha preso il prosciutto crudo stagionato, 14 mesi, eccolo qua. Poi, aiuto, la Ferrarelle, perché purtroppo alla Lidl non hanno la nostra acqua preferita, che è la San Pellegrino. Ci siamo un po' dovuti accontentare, ma infatti ne abbiamo presa una sola e andrò domani a prendere la Lesselunga. Sole Vita, la spremuta, proviamola, non so se questa l'abbiamo mai provata, buonissima quella di Esselunga, la spremuta, già che eravamo lì dico dai la proviamo, spremuta d'arancia 100% frutta con succo e polpa di arancia. Beh, Sole Vita fa degli ottimi anche succhi di frutta, ecco, quindi. Poi ho preso una mozzarella Merivio, sì, ok. Non mi ricordavo se ne avevo forse solo una ancora di mozzarella. Ho pensato, se faccio la pizza mi serve. Poi lui, pane tramezzino della Certossa, gran tramezzino, ok, quello senza il bordo. E poi una Coca-Cola e basta. Questa è stata tutta la nostra spesa, quindi un bacio grande e al prossimo video. Ciao!